Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto carino e anche veloce da fare: trasformare le indicazioni stradali date da Google Maps in una traccia GPX per poterla importare all'interno di QGIS utilizzando un sito che si chiama Maps to GPX. Allora noi andiamo immediatamente in Google Maps e nelle indicazioni stradali facciamo un esempio. Andiamo per esempio Corso Sempione a Milano e lo indichiamo come la nostra partenza in Google Maps. Dove vogliamo arrivare? Via Monte Napoleone. Questa è la nostra conoscenza di Milano. Voilà. Adesso facciamo, vedete, ci indica immediatamente che ci sono tante diverse tracce. Noi prendiamo questa qua. Quello che bisogna fare è semplicemente ogni qualvolta si creano delle indicazioni stradali, è sufficiente doppio cliccare per esempio sulla barra dell'indirizzo, vedere tutti questi numeri qui, fare tasto destro, copia, e poi praticamente andare in questo sito che si chiama Maps to GPX e fare tasto destro, incolla. Questa è la maniera per trasformare le indicazioni stradali di Google Maps in una traccia praticamente GPX senza fare il login in Google, senza dover avere per forza un account Gmail. E facciamo let's go. A questo punto attendiamo, vedete che immediatamente ci viene scaricato all'interno del nostro computer il file GPX, quindi è sufficiente praticamente selezionare e copiare l'indirizzo che c'è nella barra degli indirizzi del browser, incollarla in questo campo qua e fare let's go. Nel nostro caso il browser ce lo scarica all'interno della scrivania, forse nel vostro caso all'interno della cartella download. Vedete il file GPX, quindi andiamo immediatamente in QGIS. Prendiamo un piccolo riferimento, utilizziamo per esempio nelle tiles OpenStreetMap e lo doppio clicchiamo con lo strumento dello zoom. Noi andiamo un pochino nell'Italia. A questo punto noi vogliamo inserire un layer vettoriale oltre a questo layer che è fornito da un web service, cioè come OpenStreetMap, che provenga da quel file GPX. Quindi andiamo nel menu layer, aggiungi layer ed è un vettore. A questo punto si apre questo pannello molto semplice, clicchiamo questi tre pulsanti, questi tre pallini che sarebbe browse, e lo scegliamo all'interno della nostra cartella GPX. Facciamo apri, facciamo aggiungi, vediamo che ci dice che ci sono all'interno di questa entità ci sono più set di entità. Quindi noi facciamo così, selezioniamo tutto e poi demoliamo e cancelliamo quelle che non ci interessano e facciamo ok. Ed ecco che viene aggiunto un altro layer, chiudiamo questo pannello e vedete che questo layer è contraddistinto da tanti, vedete, tante entità, puntini, pallini. Adesso noi che cosa facciamo? Selezioniamo questo, facciamo tasto destro, facciamo zoom sul gruppo. Ed ecco che siamo riportati, vedete, questo è Parco Sempione, questo è il Giardini Pubblici Indro Montanelli e questa è la traccia che abbiamo richiesto, cioè da Corso Sempione fino a via Monte Napoleone. Andiamo ad individuare però qual è la traccia vera e propria, quindi noi che cosa possiamo fare? Possiamo deselezionare i pallini e vedete che scompaiono, no? E poi possiamo tentare di capire qual è la traccia, vedete è questa. Se noi notiamo la strada gialla e clicchiamo e togliamo, vedete che scompare e ricompare, è un pochino piccola. Allora noi che cosa facciamo? Tasto destro, proprietà, aumentiamo la dimensione della linea perché non capiamo, sono un pochino tirchi in QGIS, fanno queste linee così piccole, e la portiamo per esempio ad un punto. Poi scegliamo un colore un pochino più vivo, scegliamo un blè, facciamo ok, applica e chiudiamo. Vedete che questa linea adesso è comparsa, questa è la nostra traccia che abbiamo scelto come percorso, come indicazione in Google Maps. A questo punto all'interno di questa entità noi queste altre cose le possiamo tutte demolire, facciamo clic control, clic control, clic control, facciamo tasto destro e rimuovi layer perché a noi non ci interessa. Allora noi ricordiamoci che questo tipo di vettore che abbiamo messo all'interno di QGIS è un GPX, ma allora trasformiamolo nel file .shp, cioè in uno shapefile. Come si fa? Tasto destro, facciamo esporta, salva elementi come, e noi vedete già il sistema di riferimento è quello del progetto, vedete ci sceglie shapefile, noi potremmo cambiare ma noi vogliamo shapefile, e chiamiamo Milano, e lo possiamo mettere, se noi facciamo così, all'interno della nostra scrivania. Quindi noi stiamo esportando quella che era una traccia GPX proveniente da Google Maps in uno shapefile e facciamo ok. A questo punto, se noi togliamo dalla visualizzazione il file GPX, ci rendiamo conto che per l'ennesima volta QGIS praticamente ci fa vedere una linea che è microscopica, veramente microscopica. La facciamo un'altra volta, tasto destro, proprietà,
andiamo in questa, nella scheda simbologia, e un'altra volta, spostando un pochino il pannellino se ci riusciamo, noi aumentiamo il numero dei punti, lo portiamo a 1 e riscegliamo un colore che a noi ci piace più, il blu, e facciamo ok. Ed ecco finalmente che abbiamo il nostro layer vettoriale, questa volta è uno shapefile che deriva dalle indicazioni dal percorso di Google Maps senza aver fatto praticamente il login. Questo lo possiamo praticamente rimuovere il layer, e adesso con questa entità vettoriale noi possiamo fare tutto quello che si può fare all'interno di QGIS. Vediamo che cosa ci ha salvato. Vedete, c'è il file principale che è lo shapefile, poi ci sono tutti gli altri file che servono come la tabella attributi e altri file tecnici a QGIS per gestire, se ce lo sposta, non ce lo vuole spostare, a gestire questa entità vettoriale. Quindi quello che abbiamo fatto è semplicissimo: siamo andati in Google Maps, abbiamo scelto dei percorsi senza fare il login, poi abbiamo doppio cliccato per selezionare tutto il contenuto della barra dell'indirizzo, tasto destro copia, abbiamo semplicemente incollato in Maps to GPX, premendo il pulsante Let's Go è venuto fuori subito il file GPX, e poi l'abbiamo importato come layer, vedete, vettoriale all'interno di QGIS. Abbiamo selezionato quell'entità che non ci piacevano, i pallini, e l'abbiamo trasformato in shapefile facendo tasto destro esporta e salva elementi come shapefile. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.